Nessuna legge, né quella che sarà votata dall'Assemblea oggi, né tantomeno il progetto di legge diverso che era uscito dalla Giunta, possono dare certezza di un risultato. Ogni politica di inclusione si configura come una scommessa e non certo come un approdo sicuro. E questa è una cosa di cui dobbiamo però tenerla presente anche nella trattazione, nel voto che decideremo di dare, nei lavori che abbiamo fatto in Commissione, nei lavori che abbiamo fatto assieme alla maggioranza e alle opposizioni su questo progetto di legge. Non tentare, ci sembra, sarebbe più colpevole però. Per questo, se è senza dubbio singolare e riprovevole anche che il testo licenziato dalla Giunta non prevedesse all'inizio alcun meccanismo di valutazione degli esiti della legge, ugualmente ci sembra importante che la Commissione consigliare competente effettivamente questo testo lo abbia emendato a tale riguardo, così che in Aula è pervenuta una proposta fornita di una specifica clausola valutativa, che ci sembra importante perché consideriamo questo testo di legge un cammino, quindi un testo di legge che in ogni caso, comunque sarà il voto oggi, è un testo di legge che rappresenta un primo passo, in ogni caso una scelta importante. In realtà l'operato svolto dalla Commissione, poi proseguito con il confronto in Assemblea, ha dal nostro punto di vista operato significativi cambiamenti rispetto all'iniziale progetto di legge, che ci appariva effettivamente, prima degli emendamenti, più problematico e leggermente più contraddittorio. La proposta uscita dalla Giunta ci è apparsa infatti subito connotata da un oggettivo squilibrio fra l'idea di operare rispetto ai quattro assi individuati dalla strategia comunitaria per l'inclusione di Sinti e Rom, ricordo, sono già stati ricordati, abitare, salute, educazione, istruzione, formazione e lavoro, e gli aspetti realmente sviluppati e, diciamo, anche sviluppabili. In altri termini, il progetto di legge della Giunta proponeva interventi relativi a salute, istruzione e lavoro, sostanzialmente però coincidenti in realtà con quanto da anni in ogni caso comunemente si svolge, senza bisogno di nuove norme o di specifiche previsioni, o quantomeno senza bisogno di ulteriori previsioni. Diverso il caso dell'abitare, vale a dire dell'intervento rispetto al quale si presentano contestualmente sia la diversità dell'identità Sinti e Rom, connotata dall'idea dello spostamento o comunque anche nel caso di insediamenti stanziali, da soluzioni abitative che sono effettivamente mobili e non soluzioni abitative tradizionali, però anche i rischi e gli effetti, che sono comunque effetti negativi, che sono effetti addirittura nefasti, della segregazione, dell'esclusione, ma anche del permettere l'autoisolamento. Quindi chi addirittura sancisce un autoisolamento e viene lì lasciato. Identità e segregazione, storia e cronaca, il passato e l'oggi, sono riuniti nell'aspetto dell'abitare, di peso decisivo per qualsiasi ipotesi di inclusione, per qualsiasi processo di integrazione. Comunque oggi ci troviamo di fronte ad una proposta diversa. Il lavoro in Commissione e il confronto in Aula comporta una revisione importante del testo in alcuni passaggi che per noi sono assai importanti. Partendo proprio dal tema dell'abitare, risulta di fondamentale valore l'esplicita previsione che siano effettivamente corresponsabilizzate in modo pieno le persone che andranno a insediarsi nelle microaree per quanto attiene la realizzazione, la gestione e l'utilizzo delle strutture presenti nelle microaree. Un dato di grande rilevanza perché proprio su questa e sulla condivisione di impegni che potremmo dire civici e sul loro riconoscimento pubblico che si gioca la scommessa dell'inclusione, che si gioca la serietà del patto civico che con questa legge andiamo a battezzare. La fine della segregazione, la reciproca accettazione, l'inclusione reale, un processo che porti sempre più giovani Sinti e Rom alla frequenza delle scuole secondarie superiori e dell'università. Il successo formativo, la partecipazione al lavoro in più ambiti e non solo in quelli tradizionali di queste culture, sono innanzitutto il risultato di una piena compartecipazione agli impegni di una comunità. Se compartecipo, partecipo, appartengo o comincio ad appartenere. Vuol dire che se c'è un inizio di integrazione che è dovuta ed è attesa. E la reale inclusione si ha quando si sviluppa il senso di appartenenza ad una comunità o ad una società. Quindi il quadro dei valori e il quadro delle proposte e delle strategie su cui lavorare, abbiamo consapevolezza che era effettivamente molto complesso. Qui non stiamo parlando effettivamente soltanto di microaree o di aree vaste. È un quadro che porta con sé la necessità di riflessioni che sono andate ben oltre. Assai rilevante in questo senso è anche la modifica operata al PDL esaminando le previsioni relative alle aree di sosta temporanea per lo spettacolo viaggiante, per le quali invece è stata prevista un'apposita disposizione a modifica della legge 13 del 99,
nel cui articolo 3 viene inserito un nuovo comma in base al quale, nell'ambito delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, compete a comuni e alle loro unioni realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone l'utilizzo. Su queste apparentemente piccole, ma in realtà importanti questioni, è stato effettivamente possibile confrontarsi e su alcune arrivare a una sintesi abbastanza soddisfacente rispetto appunto agli emendamenti che poi presenteremo oggi in aula. Sono questi solo una parte degli interventi però che hanno modificato nel suo percorso dalla giunta al voto finale in aula il testo del progetto di legge e che lo rendono tale da poterci chiedere se possa rappresentare una risposta efficace alla questione di partenza. Eliminare i campi di sosta, eliminare le condizioni di esclusione, la marginalità, eliminare la segregazione, avviare un percorso integrato di inclusione. Crediamo si possa dire che la risposta però è legata a quella dimensione che a volte manca nel dibattito, quella del futuro, vale a dire nell'unica dimensione temporale sulla quale si potrà giocare una prospettiva di inclusione, senza cedere agli esiti ideologici dell'enfasi sul passato o agli esiti ideologici dell'enfasi sul presente. Ed ogni apertura rispetto al valore complessivo individuabile in questo progetto di legge nella sua attuale stesura sta proprio nella sua attuazione e nelle attenzioni che dovranno essere costantemente assicurate, in particolare alle tematiche più delicate. E su queste noi pretendiamo un impegno da parte della maggioranza, pretendiamo un impegno da parte della Giunta che sia esplicito, quali quelle ad esempio relative alle soluzioni abitative e in esse alle microaree, a partire dalla loro individuazione e dalla concreta attuazione della loro gestione e del loro utilizzo. Non nascondiamo che qui ci tenevamo, e ci sarà occasione di svilupparlo, credo, nel corso della presentazione dei vari emendamenti, che fosse specificata meglio la metodologia di reperimento delle aree che secondo noi dovevano essere esclusivamente di proprietà pubblica, quindi appartenenti al demanio, oppure acquisibili tramite esproprio, in modo appunto, come è stato ribadito, diciamo, a margine dei lavori di commissione, da non ricadere in quegli inghippi che l'articolo 18 della legge 20 del 2000 purtroppo ha lasciato molto spesso dietro di sé, ovvero possibili e potenziali aperture a speculazioni edilizie, a varianti nella destinazione d'uso dei terreni che non sono assolutamente invece da incentivare e in fin dei conti a scambi di favori con privati. Non ci si deve poi nascondere anche che altri importanti progetti diretti alla realizzazione di un approccio inclusivo hanno trovato in passato o anche nell'attualità di altre esperienze europee esiti contraddittori. Però anche oggi un obiettivo importante e condiviso crediamo che possa trovare in una norma come questa una possibile risposta, ma solo l'attuazione coerente, attenta ed equilibrata della legge può assicurarne il successo. Per questo siamo qui per discutere gli emendamenti uno per uno e per avere riconoscimenti rispetto ad alcune questioni che il Movimento 5 Stelle in particolare giudica senza pregiudizi ideologici, però giudica di sostanziale importanza un accoglimento e un riconoscimento del loro valore. Certamente questo però non esclude che poi apra la speculazione, anche se l'intento non c'era. Quindi quando abbiamo chiesto che si inserisse almeno una priorità alla proprietà demaniale pubblica e dove effettivamente si poteva tranquillamente dirci i terreni non sono già di proprietà Rom e Sinti, però dove le aree sono da reperire la legge è manchevole, non si chiede come vanno reperite queste aree. Quindi noi chiedevamo area prioritariamente pubblica oppure da acquisirsi tramite il procedimento dell'esproprio, che non è poi un procedimento complesso, quando le opere sono opere di interesse pubblico. E diversamente non è stato chiarissimo, ma questo è qualcosa che probabilmente non è, magari non ha avuto, non lo so, non è una questione forse che è stata giudicata centrale per questo tipo di legge, mi rendo conto che è una questione che si può giudicare non centrale, però la questione è che le categorie di cui fanno parte le aree, le microaree si autodefiniscono, non è chiarissimo, perché se mi viene detto che le microaree si autodefiniscono e quindi non ricadono in nessuna delle aree predefinite all'interno dei nostri PSC, mi viene da dire che vadano poi a impattare e a cambiare anche il PSC, che di fatto insomma non dovrebbe essere così. Quindi sono una serie di questioni che io però ci tengo a sollevare in modo che, se anche non si è voluto, secondo me sbagliando, vincolare i sindaci più di così, però si eserciti particolare attenzione anche dall'ente regione e non soltanto demandando, diciamo, questa cosa ai consiglieri comunali di opposizione, no? Come ci è stato detto ai margini della commissione, o comunque ai consigli comunali, in modo se il sindaco poi, nonostante noi gli abbiamo detto che
non comportano, queste microaree non comportano la variazione della classificazione urbanistica, se variano la classificazione urbanistica verranno, tra virgolette, svergognati all'interno dei consigli comunali. Sapete bene che molto spesso questo atto qui dello svergognare dura quel pomeriggio del consiglio comunale, poi la destinazione d'uso cambia comunque, quindi maggiori vincoli erano secondo me da imporre a monte. E andavano imposti a monte, perché è anche vero che non comportano la variazione, non significa che la variazione poi non si possa fare, come insomma credo, su cui questo ce lo può confermare anche il consigliere Boschini. Ecco, invece un altro emendamento su cui vorrei attirare l'attenzione perlomeno delle altre opposizioni e su cui credo che potremo convergere, che sono convinta abbiano già letto, è quello sui carichi penali, ossia l'emendamento numero 21, con cui chiediamo che alle soluzioni abitative dettate dalla presente legge non siano ammesse persone con precedenti penali o carichi pendenti per reati contro il patrimonio o contro la persona, oppure che siano stati oggetto di un precedente provvedimento di allontanamento da altri luoghi del territorio nazionale, che non siano munite di regolare permesso di soggiorno o di altra idonea documentazione. Il riferimento che facciamo è certamente a maggiore tutela della legalità e della sicurezza, e anche al fatto che abbiamo visto in discussione sulla questione ERP che certamente insomma vincoli erano richiesti, quindi non vediamo perché non debbano essere in parte richiesti anche per l'accesso a queste microaree, quindi una maggiore tutela della questione della legalità. Ecco, quindi segnalo questo emendamento in particolare, e certamente su questo articolo però per la mancata accoglienza di maggiori vincoli rispetto a quelle derive, che ricordo sono derive che fanno parte dell'articolo 18 della legge 20 del 2000, voteremo contro all'articolo 3.